salutiamo Matteo Crivellaro di Banca Etica. Ok, ti passo il microfono. Ciao, siete tutti ben trovati. Si parla di valori oggi, no? E quindi ho pensato di portarvi un racconto di alcuni valori che a me piacciono tanto, ma piacciono di più se diventano azioni concrete, e di come Banca Etica pratica alcune di queste cose. Ritorno un attimo alla presentazione. Miriam mi ha chiesto, mi dici il job title, che così ti presento, tu guarda, lascia perdere. Allora, sono il vice responsabile dell'ufficio consulenza investimenti banca assicurazione all'interno del dipartimento proposta di finanza etica. Praticamente mi occupo all'interno dell'ufficio di un dipartimento che è il dipartimento marketing, mi occupo degli strumenti di investimento, sia appunto gli strumenti di investimento classici che i prodotti di banca assicurazione, che sapete sono entrati sempre di più anche nella proposta degli strumenti bancari, che hanno insomma delle caratteristiche che ben si coniugano a una consulenza a 360 gradi. E lavoro in banca etica quest'anno da 20 anni. È incredibile, lo so, dal 2004, prima ho addirittura fatto in tempo a lavorare altri 8 anni in una banca tradizionale, da cui mi sono prontamente spostato appena ho potuto. Allora, valori reali e utopie concrete. Cosa vi voglio raccontare oggi è che quello che è importante praticare dal mio punto di vista è un po', diciamo, la coerenza, no? E bisogna stare attenti a un po' tutti gli aspetti della nostra vita. E quindi mentre magari voi vi impegnate a ridurre l'impatto delle attività per le vostre scelte, per condividere i valori magari con le persone, i vostri clienti, che ne so, utilizzando questi espedienti, lampadine a basso consumo, uffici senza carta, ridurre il packaging, usare materie prime riciclate, efficientare gli scarti, usare energie rinnovabili, magari a titolo personale partecipare a qualche manifestazione per la pace, ma siamo sicuri che nel frattempo i nostri soldi, le nostre finanze, le finanze nostre personali e quelle della nostra attività stiano facendo lo stesso, si stiano muovendo nella direzione coerente con quello che noi magari cerchiamo di praticare con il nostro vissuto e con la nostra attività? Questi sono i dati ovviamente 2022, ma 60 maggiori istituti di credito nel mondo hanno investito un numero inverosimile di miliardi di dollari ancora nel settore fossile nel 2022. Questo non fa altro che continuare a alimentare la crisi climatica in corso, più che rallentarla. Un altro esempio, solo da Unicredit e Intesa San Paolo, quasi 9 miliardi di dollari di finanziamenti alle fossili. Vi dico un segreto, no? Il denaro non è neutro. Quello che noi scegliamo anche come destinazione dei nostri risparmi, delle nostre risorse, ha degli impatti. Anche in termini di risparmio si può scegliere e tra virgolette votare con il portafoglio, e se non ci occupiamo anche di questo aspetto corriamo anche un forte rischio reputazionale. Lo dico perché noi in primis come banca siamo molto attenti a questa cosa, a questo aspetto, perché non vorremmo mai trovarci in imbarazzo di fronte a una richiesta di una persona che si relaziona con noi, un cliente, un socio, nel dire: ma ci hai pensato a questa conseguenza della tua attività economica? Per i clienti di oggi, ma soprattutto per i clienti di domani, che sappiamo essere sempre più attenti a queste tematiche. Ma cosa può fare una banca da questo punto di vista per contribuire appunto alla transizione ecologica? Alcuni esempi, e qui arriviamo, no, all'applicazione concreta dei valori. Non investiamo nelle fossili, non investiamo in produzione di plastica, allevamenti intensivi, fast fashion. Cioè non investiamo nel senso che non finanziamo, chiaramente, no? Il risparmio raccolto lo indirizziamo verso energie rinnovabili, riciclo, riuso, economia circolare, bioedilizia, agricoltura biologica e ancora accoglienza, cooperazione sociale, inclusione, legalità, cultura. Questi sono gli ambiti dove noi destiniamo i prestiti e dove noi indirizziamo i risparmi che raccogliamo dalle persone. E non è storytelling, no? Una banca al di là del bla bla bla. Noi lo raccontiamo
ma prima di tutto lo facciamo. Non da ieri, permettetemi di dirlo, la banca, appunto, io ci sono dentro da 20 anni, la banca esiste incredibilmente ancora da prima, e dal 1999. L'idea iniziale della banca era una banca che raccogliesse soldi dai privati per destinarli esclusivamente a no profit. Poi nel tempo sono cresciute le esigenze, è cambiato il mondo, ci siamo evoluti e ci siamo aperti anche al cosiddetto profit responsabile. Ma inizialmente c'era solo risparmio vincolato, libretti di deposito, certificati, per fare prestiti al terzo settore. Basta, questo era banca etica. E quel ideale forte, fondativo, nonostante l'evoluzione nel tempo che la banca ha avuto, è rimasto inalterato. La trasparenza è un altro dei valori che pratichiamo, perché tutti i finanziamenti che eroghiamo alle organizzazioni, chiaramente non singolo persona fisica, che ovviamente per motivi di privacy non sarebbe possibile, vengono pubblicati sul nostro sito in una sezione dedicata. E ogni anno redigiamo un report d'impatto dove raccontiamo in numeri quello che ogni anno è stato generato grazie al denaro raccolto dai nostri soci e dai nostri clienti. Come d'abitudine mi rivolgo alla platea femminile, che so essere molto nutrita nei freelance camp, e vi racconto anche che, ad esempio, Banca Etica ha finanziato nel 2022, i dati 2023 non sono ancora a chiudere il bilancio, quindi non sono ancora ufficiali e diffondibili, però 327 imprese femminili, che rappresentano il 25,2% delle imprese finanziate, quindi per un totale di 49 milioni di euro. No, rispetto ai numeri delle grandi banche sono numeretti, ragazzi, diciamocelo, però è un chiaro segno di un impegno concreto. Fra l'altro abbiamo appena concluso un collocamento di un prestito obbligazionario proprio dedicato all'imprenditoria femminile. Cosa vuol dire? Che i risparmiatori scelgono quello strumento, che possiamo definire analogo a un BTP per dire come meccanismo, no? Un'obbligazione con una cedola, un periodo, una scadenza, bene, però dedicato proprio a raccogliere risparmio da destinare a finanziamenti specifici nel settore femminile. Le donne rappresentano il 43% della clientela che ha ottenuto un prestito nel 2023, contro una media nazionale del 35%. E anche attraverso progetti di microfinanza nel sud del mondo raggiungiamo beneficiari di cui appunto la maggioranza sono donne. Attraverso questo tweet invece so che ci seguite molto su LinkedIn, quindi probabilmente l'avete già visto, ma mi dava un esempio concreto per dirvi che cosa vuol dire essere una banca cooperativa, essere una banca innanzitutto no profit. Allora, chiariamo un dubbio su cosa vuol dire no profit. No profit non vuol dire che non facciamo utile. La distinzione tra non profit e for profit è la destinazione dell'utile. Nei no profit l'utile viene reinvestito in azienda tendenzialmente e non viene distribuito ai soci, se non in una misura legalmente stabilita per una mera rivalutazione del capitale investito. Nel for profit invece gli utili e i dividendi si trasformano in ricchezza per i soci. E questo è quello che sostiene il nostro direttore generale. Noi, invece che elargire maxi bonus ai soci, che fra l'altro la nostra base sociale è polverizzatissima, circa 50.000 persone che hanno una piccola quota, cosa facciamo? Reinvestiamo e quindi diamo altri prestiti. E quest'anno anche cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto delle misure di sostegno ai mutuatari. A fronte di uno scenario, non vi sto a leggere il dettaglio della slide, ma che racconta che con l'innalzamento dei tassi di interesse, che immagino tutti abbiate percepito se avete un piccolo finanziamento o un grande finanziamento, le banche hanno gonfiato la propria capacità di fare utili, siamo tornati ai bei vecchi tempi in cui è facile fare profitto per le banche. Ecco, noi quel parte di quel extra profitto, di quel nuovo profitto, l'abbiamo reinvestito per andare a intervenire a diminuire le rate dei mutui, stanziando un plafond e destinandolo a in base un po' anche alla capacità economica rappresentata un po' dall'ISEE, per stabilire un criterio che fosse un po' diciamo equo. Un'altra cosa che vi volevo raccontare è un po' come abbiamo tradotto i nostri valori in un manifesto, perché in un mondo che sta cambiando abbiamo ritenuto a un certo punto importante tornare a evidenziare e stressare qual è la differenza tra una finanza etica e una finanza sostenibile. Si parla un sacco di sostenibilità.
Allora, una volta la finanza era basata su poche semplici regole. Tanto finanza etica è un ossimoro, non esiste. O fai finanza o fai etica. La finanza la fanno gli squali, l'etica la fanno i preti, fondamentalmente. Rispetto dell'ambiente non è che mi interessa nell'investimento, no. Conta solo performance e dividendi. Bisogna rispondere agli interessi degli azionisti, il fine giustifica i mezzi. Insomma, un mondo fatto solo di squali. Improvvisamente ci si è accorti che c'è una forte sensibilità della clientela e una forte sensibilità anche dei legislatori, e parlo in particolare dell'Unione Europea per quanto ci riguarda, verso temi ambientali, e improvvisamente anche le grandi case di investimento diventano green e sfoggiano finanza sostenibile, investimenti sostenibili, ESG dappertutto, come se piovesse. Oh, non c'è niente di male a riguardo, per carità, è sempre meglio di prima. Però questo rischiava un po' di confondere il nostro ruolo all'interno del sistema finanziario. Siccome in banca sono famoso per essere uno dai, come dire, riferimenti culturali profondi, volevo parlarvi di Brumotti. Allora, Vittorio Brumotti è un giornalista mega super impegnato di Striscia la Notizia. Quello che va via in bicicletta, ci avete presente? Lo trovo emblematico di come si prende un testimonial, più o meno popolare, gli si mette in mano una bottiglia di plastica e lui in quella pubblicità riesce a dire sta cosa: aiutaci a salvare il mondo con le bottiglie Eco Green. Cioè, ragazzi, io ho capito che magari ci metti un po' di plastica, ho capito che compensi la CO2, ma se vogliamo salvare il mondo forse la strada è un attimo diversa, cioè, anche perché non è che ci abbiamo, no, 2000 anni davanti. E improvvisamente lui ti dice: guarda, il 100% delle emissioni della linea Eco Green, quindi di una delle linee che fanno, le compensiamo piantando alberi. Ragazzi, questa è sostenibilità, capace che ci hanno fatto anche un green bond dietro, eh? Ci hanno emesso delle obbligazioni per finanziare il progetto e qualcuno l'ha sottoscritta, convinto di aver fatto un grande aiuto all'ambiente, forse, o comunque compra quelle bottiglie convinte che con quel verdino lì dice: beh, dai, ecco, noi siamo quelli che usano le borracce, tendenzialmente cercano di cambiarla una volta l'anno e che tendenzialmente prendono l'acqua dal rubinetto. Ecco perché è diventato importante. La finanza sostenibile è diventato un obbligo per tutte le case di investimento, per tutte le banche, ma per noi è diventato importante dire che questa cosa non ci ha cambiato in nessun modo. Abbiamo continuato a fare quello che facevamo prima, come lo facevamo prima, ovvero non sono cambiati i valori che da 20 anni guidano il gruppo, non è cambiata l'attenzione alla trasparenza, che è rimasta quella di prima, cioè altissima. Tanto per dirne una, se voi fate i nostri fondi comuni di investimento potete andare a vedere in qualsiasi momento cosa c'è dentro, anche esponendoci al rischio di dire: scusa, ma perché dentro c'è Adobe? Su qualcosa bisogna pure investire, però vuol dire che quei titoli hanno superato dei criteri di selezione positiva, negativa, criteri socioambientali, eccetera. Vi invito, per approfondire, ad andare a vedere la parte del sito dove si parla di banca etica molto più che sostenibile, proprio dove andiamo a stressare quelli che sono le differenze tra, mi viene da dire, noi e Brumotti, ma mi viene da dire anche tra finanza etica e finanza sostenibile. Ovvero, vi faccio un esempio: noi adottiamo un approccio olistico, comprensivo, in tutto quello che facciamo stiamo attenti, e in tutti i prodotti che collochiamo stiamo attenti ai criteri socioambientali. Altri si limitano a inserire a catalogo prodotti uno strumento per clienti che hanno quella sensibilità, ma nel frattempo altri continuano a investire, forse neanche serve, ma insomma, continuano a investire in modo contrario. Quindi immaginate una canoa dove uno rema da una parte, l'altro ne ma da un'altra, si continua a girare intorno. Questo è solo uno degli esempi. Intanto credo di avviarmi alla conclusione, vi ringrazio per essere qui oggi e vi invito a vedere sulla pagina dedicata ai freelance tutto quello che noi offriamo come prodotti per studiati, pensati, dedicati a voi. Qui c'è il link per richiedere un appuntamento sul nostro sito, poi le presentazioni vi verranno girate. Ho terminato, ecco, vi lascio con un ultimo spot
Vi lascio con un ultimo spot che voglio condividere con voi. Ecco, anche noi abbiamo nel tempo cambiato approccio. All'inizio eravamo quasi contenti quando dicevano che la finanza era un ossimoro, la finanza etica, scusate. Perché dicevamo, beh, tutto sommato ci piace questa sfida. Ecco, noi adesso diciamo che la finanza etica è l'unica possibile.